Buonasera, oggi siamo con Alessandro, che è un tenore della Corale di Limana, giusto? Giusto, giusto. Ciao a tutti. È un'emozione essere qua con voi questa sera e sono qua anche con Alberto, Ciao! Ciao che canta Alberto! con il... Quindi cantiamo tutti e due. Si comincia sempre così di solito, con un bimbo che trascina. Raccontaci un po' della tua vita, di questo splendido bimbo che so che avete un rapporto bellissimo. Cosa gli raccontiamo, Alberto? Di chi è il tuo papà? Ecco, allora questo tanto il primo concetto, il suo papà è suo e il mio bambino è mio. Quindi abbiamo questa grande così, amore e vicinanza e noi condividiamo tutto il tempo che possiamo condividere, lo condividiamo insieme. Tra altre cose abbiamo condiviso un pochettino anche così questa idea di cantare e forse la mia partecipazione alla Corale di Limana è un po' legata al fatto che lui ha cominciato a cantare con il coro arcobaleno. E allora abbiamo detto, ma perché se lui canta con il coro arcobaleno, papà non può cantare con la corale? E così è iniziata questa avventura. E allora Alberto impara le canzoni di Alessandro e viceversa? Certo, altro che sì, vero? E Sì. poi... E poi ci facciamo le nostre prove a casa e cerchiamo di migliorarci, di sentirci poi con il cellulare, con gli auricolari, un pochettino di prove le facciamo, vero? Sì, facciamo. Una giornata sempre in musica. E oltre alla corale, cosa fai nella vita? Beh, allora, a parte il mio lavoro, ma insomma che sono un impiegato. Il resto della mia vita è condividere il mio tempo libero con il mio figlio, questa è con la mia famiglia. Poi le altre mie passioni sono l'acqua, il nuoto ed un pochino una cosa un po' particolare per quanto riguarda il mondo acquatico, che è l'apnea. Io sono un istruttore di apnea e quindi così ci dilettiamo in questa cosa. E da un po' di anni insomma stiamo seguendo e facciamo, che è una cosa un po' particolare perché è una cosa sia fisica che anche impegna da un punto di vista mentale. E quindi insomma facciamo un po' questa attività. C'è un gruppo qui a Belluno di apneisti con i quali ci troviamo e che cerchiamo così di sviluppare questa nostra passione che è quella di andare in profondità nell'acqua, ma anche un pochettino in profondità di noi stessi. Sono abbastanza collegate le due cose. Anch'io nuoto. E voi fate tutto insieme, vero? Eh sì, e un po' questa passione l'abbiamo anche un po' trasferita anche un po' ad Alberto che nuota. Adesso che è inverno, più che nuotare, che non si può andare in piscina, eccetera, cerchiamo di così fare un po' di sci, vero? E andare un po' a sciare. Cerchiamo di sviluppare un pochettino le cose stagionali. Infatti io domani vado a sciare. Bravo, che bello! Direi che è il Con momento giusto adesso con tutta questa neve. i miei amici della scuola e con lo sci club nei Però, Dobbiamo perfetto. ringraziare anche lo sci club Regal perché nonostante le difficoltà di questo periodo con la pandemia e quindi con le difficoltà che ci sono, riescono comunque ad organizzare assieme anche ad altri sci club come lo sci club di Mana, per esempio, insomma, però riescono Cristiano. anche Crichiana, sì, cioè, riescono ad organizzare un po' di attività per questi bambini che altrimenti insomma, non riuscirebbero a sfruttare questo inverno di tanta neve e di anche di bel tempo adesso, insomma, ultimamente, no? Per cui riescono ad organizzare un po' di uscite e questa è una bella cosa. E quindi va anche un ringraziamento anche a loro perché sono bravi. Sì, direi che sono iniziative che riportano un po' alla normalità per quello che si può in questo momento. Certo, perché non è facile. Per fortuna, Alberto, è sempre andato a scuola, vero? Sì.
Sì, e quindi non hai mai perso neanche un giorno di scuola, è andato tutto bene e speriamo che continui, eh? A parte un giorno che stavo male. Vabbè, un giorno che avevi mal di pancia. So che sei anche attivo nella comunità di Limana come consiglio pastorale della chiesa, giusto? Sì, sono membro del consiglio pastorale, come il parroco e gli altri membri del consiglio pastorale, si cerca di riflettere un pochettino quello che è lo sviluppo spirituale di quella che è la comunità. Oggi c'è un grandissimo problema, che è quello proprio di fare comunità, perché la pandemia ci allontana, no? E quindi questo è un problema che è vissuto molto anche dal parroco e ne parliamo spesso su questa cosa. E si cerca nel limite del possibile di poter fare tutto per poter creare comunità, ma oggi è un grande problema. Del resto la comunità è una cosa importante, è un valore importante in cui noi crediamo, insomma. Sì, il parroco di Limana mi pare sia Don Mario, giusto? Sì, è Don Mario, Don Mario Dorriguzzi. Che ci ha sempre accolto come Corale di Limana nei concerti, soprattutto in quello dell'anno scorso, è stato grandioso. E anche quest'anno, che comunque c'era la chiusura, ha chiamato la Corale di Limana che poteva perlomeno muoversi nel comune per cantare dentro in chiesa, giusto? Infatti per il periodo natalizio Don Mario ha chiesto e la corale ha risposto e quindi c'è stato così questa risposta di univoca, diciamo così, tra le due realtà, no? La parrocchia e la corale, che comunque la corale non è un coro parrocchiale, ecco, diciamo così, è un però la corale si è resa disponibile per appunto un po' animare quelle che sono state le liturgie natalizie, ed è stata una bella esperienza perché è riuscita a dare quella evidenza alle liturgie, ma ha dato una possibilità a noi della corale di un pochettino ritrovarci insieme, ed è stata un'emozione. Purtroppo non tutti della corale hanno potuto partecipare, perché c'era chi era fuori comune e c'era chi non se la sentiva, anche, voglio dire, ma insomma ci sta, no? Voglio dire, però un certo riunione, ecco, di anime c'è stata, ed è stata una bella esperienza. Quindi è stato un bel regalo per Natale. Parlami un po' del gruppo del tuo gruppo, il gruppo dei tenori. Ma sai, il gruppo dei tenori si è ultimamente allargato, perché c'è Omar, poi c'è anche Claudio, che sono arrivati nuovi, poi c'è arrivato anche Simone, vero? E quindi si è aggiunto agli storici che già c'erano. Io sono un po' una via di mezzo, voglio dire, perché c'era un gruppo storico prima, poi sono arrivato io, adesso si è aggiunto anche qualcun altro. Questa è una gran bella cosa, perché così dà assolutamente forza a quella che era una voce che probabilmente aveva bisogno un pochettino di rinvigorimento, ecco, diciamo così. Ed è un bel gruppetto di tenori, poi così è anche eterogeneo, e con Claudio, con Omar che sono arrivati, e con Simone che sono arrivati ultimamente, ha dato una bella rivitalizzazione, ecco, al nostro gruppetto. Direi di sì. Allora concludiamo con la domanda che ho fatto a tutti: se dovessi dire a qualcuno entra nella corale, quale sarebbe la spinta per farlo entrare? Qual è la cosa che secondo te potrebbe convincere una persona a venire a cantare con noi? Guarda, cade a fagiolo questa domanda, perché non più tardi di ieri ho parlato con una Valentina che non conosco, ma lei mi conosce, e mi conosce perché canto nella corale, no? E così ha voluto chiedermi delle informazioni perché era curiosa. E le ho detto che la corale di Limana è una corale assolutamente aperta, con grande disponibilità,
e grande possibilità di dare a tutti coloro che hanno la passione per il canto e per lo stare assieme di potersi esprimere in semplicità e in libertà. Il senso proprio della corale di Rimana, secondo me il bello della corale di Rimana è proprio questo senso di leggerezza, di tranquillità, di semplicità, senza sentirsi assolutamente sotto esame quando cantiamo, eccetera, ma c'è la possibilità per ciascuno di esprimersi, di cantare, di imparare e di crescere insieme. Quindi il clima è veramente un bel clima. Per cui il biglietto da visita della Corale di Rimana è proprio questo bel clima che c'è ed è un clima veramente accogliente, e l'ho invitata, se vuole, a venire a cantare. E mi ha detto, ma sai che mi hai quasi incuriosito? Vedremo. Forse avremo una Valentina. Esatto, aspettiamo Valentina a sapere, Donatella ci dirà a che gruppo appartiene. Non lo so, è una Valentina che ho conosciuto per motivi di lavoro, perché ci siamo così sentiti per telefono per problemi di lavoro, voglio dire, e non si sa perché è venuto fuori questo discorso appunto del canto, e abbiamo parlato più di canto che non di lavoro, e questa è stata una bella cosa. Ma perché, diciamoci la verità, noi Alessandro siamo sempre con la mente nella corale, no? Soprattutto adesso che fatalità siamo meno uniti perché ci vediamo meno, ma pensiamo quasi di più alla corale che al resto. È stato un piacere parlare con voi, vi saluto Alessandro e ciao anche ad Alberto, grazie della tua presenza. Allora, grazie dell'invito e di questa così nuova esperienza che io e Alberto abbiamo fatto, e speriamo presto di riuscire a realizzare un nuovo progetto, che è il progetto Corale Coro Arcobaleno, per una così iniziativa che stanno cercando di realizzare in ricordo di Papa Luciani, e forse qualcosa nascerà fra Corale e Coro Arcobaleno. Sa che sia una bella esperienza. Sì, così i figli potranno cantare veramente con i genitori. Esatto. Buona serata, grazie di tutto. Grazie. Ciao. 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 Grazie. Ciao. Ciao.